E allora diamo il bentornato a Roberto Arditti, che torna a trovarci in Non Stop News. Roberto, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno, un saluto a tutti. Allora, questa mattina, per buttare un po' di pepe nel dibattito della nostra mattinata, parliamo di un tema che ci è stato caro a partire più o meno da un anno fa, perché siamo quasi a un anno da più o meno lo scoppio della pandemia per quanto riguarda il nostro paese, che sono i virologi. Allora, tutti quanti ormai li conosciamo. Sappiamo il loro cognome, il loro nome, sappiamo più o meno le loro librerie, come sono fatte, sappiamo in quale ospedale lavorano. Una riflessione, magari dopo tutto questo tempo, tutte queste interviste, le abbiamo sentiti parlare davvero molto, hanno perso di vista forse qualche cosa, Roberto? Ma io direi questo, tutti questi esperti, scienziati, medici, indubbiamente ci hanno aiutato nel corso di questi mesi a capire un po' della situazione e a conoscere temi di cui eravamo oggettivamente ignoranti, nel senso che nessuno di noi sapeva di queste materie, come è normale, e adesso abbiamo imparato molte cose, alcune anche importanti per tutelare la nostra salute. Dopodiché però vorrei dire, pur con pacatezza, ma anche con un po' di schiettezza, che a un certo punto la situazione secondo me è scappata un po' di mano a tutti, virologi compresi. Nel senso che a un certo punto il palcoscenico, i microfoni delle grandi radio nazionali, le luci degli studi televisivi, le colonne dei giornali più importanti, ed è nata una specie di fenomenologia delle esternazioni dei nostri virologi. Tra l'altro, segnalo, molto spesso capaci anche di dire cose contrastanti tra loro. A un certo punto il virus era scomparso, poi non era scomparso, poi rischiamo di morire tutti quanti. Adesso abbiamo visto anche nel caso di una delle figure più autorevoli, che è il professor Galli, che noi dobbiamo ringraziare anche per la schiettezza di tante espressioni in questi mesi, che a un certo punto il professore annuncia una grande presenza delle nuove varianti del virus, viene in qualche modo smentito dalla direzione sanitaria del suo istituto, il Sacco. Il professore ha poi replicato nelle ultime ore dicendo: vediamo fra 15 giorni se le cose stanno come dico io o come è stato precisato dalla direzione dell'ospedale. Ma adesso, al di là di tutto questo, io credo, oppure pensando al fatto che abbiamo appreso, penso a tutti gli operatori del mondo della neve, della montagna, del turismo, abbiamo appreso da un'intervista televisiva del consigliere del ministro che non si sarebbe potuto riaprire il mondo della neve e dello sci a poche ore dalla data prevista, anziché apprenderlo dalle autorità governative o regionali. Insomma, io direi che un po' tutti gli esperti di questa materia, che ringraziamo per l'ennesima volta, un pochino sono stati inebriati dal momento di successo, e quindi forse tutti anche loro, diciamo così, dovrebbero recuperare un po' di misura. C'è forse qualche intervista di meno, non sarebbe male, mettiamola così. Però Roberto, perdonami, è vero, hanno avuto magari più dei 15 minuti di celebrità concessi, però evidentemente qualcuno glieli ha dati, cioè siamo anche noi giornalisti che cerchiamo e fomentiamo, cerchiamo la notizia d'effetto e fomentiamo, invitiamo virologi e li stuzzichiamo su questo. Noi siamo naturalmente, diciamo così, parte in causa di questa esplosione di opinioni non tutte convergenti. Poi, per carità, anche la scienza è materia opinabile e lo abbiamo ben visto in quest'ultimo anno. Però io ho notato negli ultimi tempi un po' di atteggiamenti, diciamo così, di quando la tua consapevolezza di essere diventato un punto di riferimento, oppure, se la vogliamo mettere in un linguaggio più semplice, c'è una bella differenza tra uscire di casa e camminare per strada nel elegante anonimato, o invece incontrare ogni 5 metri qualcuno che ti riconosce, ti saluta, ti ringrazia, ti fa un complimento, eccetera, eccetera. Tutto questo cambia le prospettive della vita e rischia, secondo me, di indurre molti dei protagonisti di questo fenomeno di visibilità a perdere un po' la bussola anche nella loro, diciamo così, dinamica pubblica. Siccome però in questo caso non parliamo di vicende come lo sport o la musica, dove la popolarità in fondo riguarda aspetti legati al tempo libero o all'arte, ma qui siamo dentro una tragedia e una questione di salute serissima. Ecco, io credo che anche i nostri amici virologi, che sono nostri alleati in questa storia, un pochino sul loro modo di stare sui media, una riflessione farebbero bene a farla, perché a casa arrivano molto spesso messaggi in evidente contraddizione gli uni con gli altri. È vero.
È vero, Roberto, tra l'altro ne sa qualcosa Barbara del che cosa voglia dire essere fermati per strada continuamente dai fan. Roberto Arditti, ti ritroviamo venerdì prossimo, intanto buona settimana e buon lavoro. Buon fine settimana, appuntamento a venerdì.